E non... Bentornati nel mio canale? O benvenuti nel mio canale? Io sono... BalucciaSims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Siamo tornati ragazzi dai nostri Deadfield. Siamo qui con la nostra Ingrid che sta occupando appunto del, del giardino ragazzi. Mentre, ahimè, Adrian ha avuto un lutto, io non so, ragazzi, chi è venuto a mancare, purtroppo, chi si è venuto a mancare perché ero con Demon, nello scorso episodio ricorderete, e Demon ora si sta dedicando al lavoro, con pensieri romantici, ancora stordito non tanto dall'alcol quanto dalla morra, perché a quanto pare, insomma, un interesse romantico sebbene non sappiamo se sia o meno sincero, c'è cioè, tesoro ti sei divertito abbastanza direi che devi lavorare visto che vuoi prendere una promozione caro mio bello de casa e sto progetto va una scadenza venerdì direi che è il caso di darsi da fare se ok bevi meno e sì cara sbrigati però perché qui dobbiamo vendere i funghi dai veloce Veloce così poi entra in casa, qui con le api abbiamo fatto tutto, sono comunque infuriate, applica la terapia antiacari di nuovo tesoro e prova a stringere di nuovo un legame con loro. Questo che cos'è? Scarta poi il lavoro di falegnameria, perché guarda lo schifo regna sovrano e la nostra è qui che sta appunto a completato un dipinto. La nostra Desdemona, ragazzi. Siete in molti amanti della nostra Desdemona. Fate il tifo per lei, ovviamente. Allora, vendi a un collezionista o esponi? Per ora, facciamo vendi a un collezionista, magari i quadrucci, fra virgolette, minori. Li esponiamo. Quindi, fai un dipinto pop art. Fermi tutti, che quando a quel tizio squilla il telefono, c'è da tremare. Chi è? Martina, ragazzi. Ehi, demon, sono io, Martina. Ti andrebbe un appuntamento. Come posso dire di no ragazzi? Cioè, come faccio a dirle, a dirle di no? È, un è lei che chiama lui per chiedere un appuntamento. Lui si sì, è stressato perché ora va sotto con l'alcol, tutto quello che vi pare, ma come posso dirle di no? Avevo altro in programma, però devo seguire ragazzi la corrente, il cuore, devo assolutamente andare a questo appuntamento. Quindi, ci vediamo al bar Serpente a Sonagli. E così ragazzi ci troviamo, come potete constatare, a Easy Springs. Cara non puoi uscire fuori perché lui fuori in questo momento <ride> fa una triste fine, quindi fai una cosa. Mh... Vai qui insieme, te prego. Forza. Dove stai andando? Perché vi comportate in questo modo? Perché dovete andare per forza in giro? Accendi, facciamo... Ma io qui farei musica... Aspettate, eh. Mm. Vediamo se trovo... Oddio, anche melodie strane. Qua ci sta una meraviglia. No, volevo mettere... Non la sto vedendo. Va bene, mettiamo un po' di musica americana. Dai. Però, volume basso, bello di casa. Perché altrimenti... Al minimo E lui ovviamente Ma stai ancora male tesoro Perché ci ha invitato qui tu Non voglio eh, Chiedi di passare del tempo assieme Ma ci ha invitato te E non stai nemmeno bene Buonanotte Ai suonatori Perfetto Lui sta Con lo stress ragazzi Da botta da alcol triste Praticamente nonché stressata E lei Non mi aspettavo Un tuo invito Insomma Beh che devo dirti Mi mancavi Oh oh caro mio Beh, questa è una bella cosa. Notare che lui ha anche fame, tra l'altro, eh? E lui, di la verità, ti mancavano le mie discutibili mosse di ballo? Va bene, possiamo rimanere insieme per un po', ma come possiamo rimanere insieme per un po'? Ci hai invitato tu qua, bella. Te lo, devo te lo devo ricordare, ragazzi. Già prevedo la disfatta, non lo so. Una, una crisi mistica ha avuto sta donna, perché... Non si spiega, ci ha invitato lei e ora invece ci dice OK, possiamo stare insieme per un po'. Che dire della sua giornata? Tipo, ti vedo particolarmente tesa, ma va tutto bene? Insomma, mi sembri come dire: stressata. Discuti dell'umore stressato, per l'appunto. Sebbene poi farei un È complimento per l'abito. Eh? Tu sia sempre bellissima, eh, certo, ovviamente. Tra l'altro tra poco lui diventerà ancora più stressato, ragazzi, perché come dire, la fame inizia veramente a farsi sentire, quindi falle sempre un complimento e poi prova a fare una conversazione profonda, magari a rallegrarle, a fare una conversazione profonda, ma sai, mi rendo sempre più conto che la vita non è un videogioco, ora trascorrere questa serata con te, ballare, trascorrere una serata diversa è stato sicuramente piacevole, però ci sono così tante cose, poi, no? Nella vita. E lui, beh, un po' di musica può sempre tirare sul morale, giusto? E lei, sì, per carità, però diciamo che ballare non è tutto. E lui, fortunatamente, le belle giornate di sole mettono di buon umore, sai, ti capisco. Problemi magari con il lavoro? Io ho una pila di scartoffi a casa che mi attende. Davvero? Sì, sai, devo ho una consegna entro venerdì e lei... Sì, capisci? Cioè, io ho il mio capo che mi fa veramente stressare. E lui, è magari per una questione purtroppo economica, sei costretta a rimanere a lavorare, no, insomma, sì. presso questo posto di lavoro che non ti rende giustizia. Tu sei una, sei una farfalla, capisci? Dovresti poter volare libera, esprimere te stessa, fino in fondo. E lei, oh, hai proprio ragione. Tu sì che mi capisci? Eh, lo so, tesoro mio. Lo so, lui ti capisce. Eh, se lo dici te. Chiudi de chiedi della sua giornata. Vedi il mondo può essere un posto veramente orribile. Eh, tu lo sai bene, vero caro mio? Eh, però vedi. Chiedi di passare del tempo assieme, ma l'hai già fatto. Fortunatamente ci sono persone come te e quando incontro persone come te. Mi rendo conto che non è poi tutto da buttare via. Lei è diventata felice, lui è ancora stressato, ma lei è felice. E lei ha... mi hanno fatto scoppiare un mal di testa, guarda. Fortuna che ci sei tu. E lui, beh, come puoi sempre parlare, no? Lo sai? No, te te ne devi andare perché non ti vogliamo qua, chiunque tu sia. Ciao, è stato bello, ci stanno 800 tavoli. Non vedo perché devi accomodarti qua accanto a noi. Via! Vattene? E lui sai, le persone tendono magari a volte a. Farci sentire come immondizia, ma noi non dobbiamo dargli questo potere. E lei, hai ragione. Sei una persona, è davvero piacevole stare con qualcuno con cui poter parlare per ore. Ecco, appunto. E, insomma, sono così contenta di averti chiamato, di... Sento che con te posso parlare di tutto. Eh, certo, tesoro mio. Quindi, fai flirta, proviamo. Sebbene lui sia parecchio stressato ragazzi Quindi non so come andrà a finire Tu te l'ho detto già l'altra volta Sei una bellissima rosa profumata Meriti soltanto il meglio Dalla vita credimi E lei ma lo pensi davvero Quindi non è una tecnica per Rimorchiare lui ma Ma che dici C'ha cioè, scherzi Certo come no E fai anche una battuta di abbordaggio Martina io sono sincero nei tuoi confronti Capisci cioè. Anch'io, vedi, sono una persona come dire molto. sola, tendenzialmente sola, sì. E vicino alla disgrazia, ok, tratto malvagio. E sono una persona che tende a isolarsi, sai, conosci un po' la mia storia, no? E, sì, sì, sì. e tu sei una persona così comprensiva, sento che con te. posso parlare, ecco. Anch'io posso. essere me stesso, dirti tutto, insomma, tutto. O quasi, ecco, mettiamola un po' in questo modo. E lei, io, per me è lo stesso. Dopotutto, sai, abbiamo una storia molto simile noi due e lui, davvero? Beh. Oh, perfetto. Facciamo... Visto che inizio a intravedere relazioni romantiche, facciamo... Confronta con l'amore perduto da tempo, ma ti prego. Facciamo... Manda un bacio. Beh sì! E lui che intendi dire? Beh, vuoi che ordini qualcosa? Intanto lui, beh, se tu hai fame e vuoi mangiare qualcosa. Beh, io inizio a sentire un languorino e tu... <ride> che strano, anch'io, effettivamente. Eh, beh, certo, effettivamente sì. Quindi, ragazzi, voglio vedere una cosa. Voglio vedere perché ora, insomma, se arriva qualcuno, perché... Oh, caro Ukupanipo! Eh, mi dispiace tanto, ma... Mi sa che te tocca, bello mio. Detto proprio fra noi. Quindi andiamo avanti, E lui ha? Eh? Che mal di testa essere così diviso? Tra il voler essere onesto e dover mantenere questo segreto che mi dilania. Eh, lo so, caro mio. Quindi facciamo. Um... dichiara amore eterno. Wow! Questa è una cosa seria. Professa, amore, stringi, sussurra seducentemente, dai, vieni a fare sussurra seducentemente sì. con lei. Beh, sì, dopo tutto io sono stata adottata, quindi per carità la tua storia è molto diversa dalla mia, nel senso che, insomma, a causa un po di una situazione particolare i tuoi genitori si sono divisi, tu ehm, per anni non hai avuto contatti con tua madre, no? Non la senti da tanto tempo? Con la tua vera madre, lui. Beh, non mi va di parlare di questo. E lei, oh, scusami, forse ho toccato un tasto dolente, lui no, è che. Insomma, ha detto fra noi, come dire, voglio vedere, voglio andare oltre, capisci? Non voglio pensare a quel bambino con i mutandoni a cuore, che piangeva disperato perché sua madre non era accanto a lui. Voglio godermi il tempo che ho con te qui, accanto a questa donna bellissima e meravigliosa. E lei, oh, demon. Lo pensi davvero? Eccola, questa è proprio l'immagine, ragazzi, del cacciatore e la preda. E lui, ma certo che lo penso davvero, Martina. Sei una ragazza speciale e. Hai sicuramente un posto speciale nel mio cuore. Guardate come la osserva, metà fra l'affamato e il romantico. È solo demon, ragazzi, riesce a tirarci fuori queste espressioni non mistiche. Bravo, caro, bravo. Siamo fieri di te. E facciamo poi a questo punto romantico. Mm, 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 mm. Facciamo, facciamo... No, dai, è questo confronta con l'amore perduto. Da. No, 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 tieni la mano. Mm. E lei mi fa veramente piacere sì, sentirte. Sentirtelo dire, vedi, io voglio essere sincero con te. E lei, totalmente sincero lui. <ride> Ma <ride> che... Oh, C'è, cioè, <ride> dai. Che domande. Non hai risposto però, caro. Bravo, mi eludi così la domanda? Tremendo, sei tremendo. Sei. Piuttosto vuoi ordinare qualcosa? Eh? Non voglio che insomma soffri la fame per causa mia. E lei? Io? Oh? Quanto sei dolce. Beh, sì, stavo pensando effettivamente di ordinare qualcosa. Chiedere di nuovo di passare del tempo assieme? Perché a quanto pare non è chiaro, ragazzi, non so. Devo dire che vanno molto molto d'accordo Si sono ripresi, non lo so Forse lei aveva bisogno Rispetto allo scorso episodio di Di un qualcosa di più serio Magari di affrontare degli argomenti No ragazzi, un po' più seri Un po' più Evidentemente per lei Giustamente importanti Perché magari i problemi possibili che può avere al lavoro Ragazzi sicuramente la stressano oh, Studentessa da 10 Brava patata E... E otto. Va bene. Ti rifarai tesoro, mi lasci come una statua. Io non ti facevo così romantico. Beh, ti ha stupita. Beh, sì, devo dire in modo molto, molto piacevole. E lui e vedrai quante altre cose ci sono. E lei. ah, Lo spero tanto. Eh già. Eh già, ma non facciamo una conversazione con tutto il mondo. Tesoro, devi andare in bagno, vai. Dovrei anche andare un attimo in bagno e lui, ma se devi andare, assolutamente non voglio trattenerti. Io magari ti ordino qualcosa? E lei, ma sì, perché no? Ok. Allora, vieni qui da Ocupa Coso e fai una presentazione amichevole. Lui è hey, amico. c'è una guerra qui, eh, per trovare qualcosa di decente da bere, ma. Ti dirò, io vengo da Sulani. Sono abituato a ben altri tipi di cocktail, non so se mi, spieg se mi spiego e lui, ma certo, <ride> ovvio. Ok, utensile preferito o utensile preferito? Utensile preferito. Okay. preferisci le bacchette di acciaio. No, non ce ne frega niente di questo. Il nostro qual è lo scopo? Attirarlo per bere il suo sangue, ma ha poco tempo, ragazzi. Quindi proviamo questa tattica. Ti sei presentato, ok, vai qui caro mio, vai qui E cerca poi di chiamarlo Magari ti raggiungerà perché non può ovviamente ragazzi dissetarsi davanti a tutti E questo è un po' un tentativo disperato perché sa Che potrebbe, eh, come dire, perdere il controllo da un momento all'altro E lei, vuoi che ordini qualcosa a lui? Ma certo, ordina tu qualcosa Quindi possiamo chiamarlo sto tizio? Mm. Che rotture di Ukupanipe qua, non lo possiamo chiamare in realtà, non voglio neanche interrompere l'appuntamento ragazzi perché mi dispiacerebbe troppo, però lui deve bere qualcosa, cioè effettivamente ne ha bisogno, togli sto sale di livello in carisma che non ti serve una mazza adesso. Uh, cerca di calmarti davanti allo specchio. Ok, dai, proviamo a fare questa cosa perché immagino che lui in questo momento si senta molto, no, Combattuto. Cerca di calmarti, cioè ha sete, ragazzi, deve assolutamente nutrirsi, ma allo stesso tempo non vuole mostrare questo lato a Martina. E quindi sì, è una situazione un po', come dire, difficile, no? E quindi sta cercando di darsi una calmata. Quando... Quasi miracolosamente, a quanto pare, dalla porta sul retro passa una tizia, una donzella. Ora, io se lo faccio uscire, questo mi crepa all'istante, però. Io speravo che lei entrasse qui. E invece, nada, de nada. È allora più felice per i Cagni, tutti possono godersi bevande a prezzo scontato, perfetto E quindi immagino che lui sta qui a dire, devo stare calmo, devo stare calmo Mi sono allenato per questo, per cercare di mantenere il controllo Se perdessi il controllo davanti a lei potrei risultare pericoloso, eh beh vagamente caro mio, proprio un'antica eh, Come posso fare però? Eh caro mio, chiama da te Ovviamente, ragazzi, nella nostra fantasia basta, chiamalo e basta. Nella nostra fantasia è come se lo stessi attirando con un potere vampiresco, ok? Sembra che ti stia divert divertendo, Demon. Ok, che stai facendo però? Ma perché lo chiama... Cioè, chiama da te voleva dire che lo dovevi stare lì a chiamare. Oh, santo cielo, ragazzi miei. Fai una presentazione amichevole e poi proviamo a chiamarlo a questo punto. Dal retro non entra nessuno purtroppo. Stare con te è stato grandioso. Cerchiamo di rivederci presto, ok. Ma avete ancora il raduno attivo, se non ricordo male, perché ho oh, inizia il raduno, sì, non andare via, tesoro. Non andare via, patata. Ovviamente immaginiamo che lei non si sia minimamente resa conto che lui è qui. Quindi vai lì, Demon, non farti beccare. Vai che lei è momentaneamente uscita dal, dal bar, vai. Ok. Puoi chiamare sto tizio da te? Uh, fermi. Sta arrivando. Sta tizia, fermi tutti. Vai qui, vai qui. Fermi tutti, perché eh, come dire cara mia, mi dispiace tanto. Ma sai, il vampiro quando ha bisogno non può bere, perché? Perché è una vampira anche lei, ma che sfiga, ragazzi, però, eh! Perché non possiamo chiamare lui? Vediamo un po'. Mm -mm -mm. Allora, direi di fare così a questo punto, fermi. Facciamo, eh, ovviamente al gruppo non lo posso aggiungere perché ho il raduno del club attivo. Flirta con qualcuno, sale di rango vampiresco, questo mi interessa, ok, perfetto, no. Allora, magari lui vede che è entrata perché immagino fra loro si riconoscano comunque, ragazzi. Vede che è entrata magari la vampira e quindi, sebbene la fame stia chiamando eh, in questo momento in modo molto, molto, diciamo, palese, torna da lei, magari fa il bacio a mano, del tipo, scusami tanto se ti ho fatto attendere. E lei, no, ma ci mancherebbe. <ride> Sai, volevo darmi anche una rinfrescatina. Ed essere, come dire, al meglio per te, cuore mio. E lei, cuore mio? Cosa vuoi dire? E lui, beh, eh, cosa voglio dire? Hai capito, no? No, non ha capito perché se non parli in modo chiaro è. Eh. Facciamo. No, però questo toglilo mi interessano altre interazioni. Oh, flirta con qualcuno, per esempio. E lei, cosa volevi dire? E lui, beh, forse ho azzardato un po' troppo, però mi sembra che insomma andiamo d'accordo. Stiamo come dire bene insieme in compagnia l'uno dell'altra. E lei, beh, certo, questo è in dubbio. E lui, quindi pensavo che magari, come dire, potremmo andare oltre, no? Andare oltre. Che intendi, guardate la faccia, lo sai cosa intende, tesoro. Non fare la, la, la gnorri, cara mia, non fare la gnorri. E lui, beh. Eh, non lo so, non capisco lui, beh, hai un sorriso meraviglioso e io con te, te l'ho già detto, mi sento me stesso, sento di poter sorridere sempre. E lei davvero? Perché per me è lo stesso, beh, se per te è lo stesso, allora manda un bacio, ok? Ci può stare, no? Chiedi un appuntamento, l'avete appena fatto l'appuntamento, tesoro. Direi in questo momento proprio di no. Vedi, insomma, mi sembra come una folle corsa in moto. In senso negativo, ma no, in senso positivo. Nel senso che è così emozionante, coinvolgente, travolgente. E lei, bello è anche per me. Allora sono sicuro che non ti arrabbierai per ciò che sto per fare. E lei. offre una rosa che non si sa da dove, ovviamente, l'abbia presa, ma ragazzi, non indaghiamo. E lei, cioè. Innanzitutto, volevo darti questo piccolo regalo. Un altro regalo, ma tu mi vizi, Demon? E lui, beh, chi non vorrebbe viziarti del resto? Sei una donna meravigliosa. Insomma, te l'ho già detto anche l'altra volta: no, il mio fuoco arde. Davvero? E lei, per l'appunto, al che lui prende l'iniziativa, ma è anche un po' per marcare il territorio, perché vedete che la tizia la sta, li sta squadrando, diciamo. Però, ragazzi, ovviamente voleva farlo, le dà un bacio. Un bacio che la nostra ricambia più che volentieri, tra l'altro, eh. Eh, sì, guardate che faccia. Va bene, ok. E quindi... Dimmelo apertamente, Demon. Cosa significa questo bacio per te? E lui, beh, direi che è piuttosto evidente. E detto tra noi, spero che per te significhi lo stesso. E lei, cioè? Quindi baciala di nuovo. Visto che ecco appunto, era nell'aria. Eccoli qua, ma che bellini, io li adoro. E, e appunto lui le chiederà di diventare la fidanzata ma ripeto ragazzi come ho detto nello scorso episodio perché è veramente innamorato perché veramente ha scoperto questa ragazza insomma ehm, lo, ha, lo attrae davvero cioè nel senso c'è qualcosa davvero tra lui e questa ragazza tra lui e Martina ragazzi oppure è un modo per avvicinarsi di più alla famiglia Redfield, per. c'è un piano losco sotto secondo voi? Oppure è veramente un interesse romantico? Io vorrei, insomma. Te l'ho detto. Vivere una storia. Con te. Con te che mi fai stare bene, che mi rendi felice. Quindi vorrei chiederti. Se vuoi diventare la mia fidanzata, insomma se vogliamo stare insieme in modo esclusivo e lei. In modo esclusivo davvero? E lui ma certo. Lo vuoi? E lei? Certo che lo voglio. E lui? Beh, fantastico, no? E lei? Quindi ora sei il mio ragazzo a tutti gli effetti? E lui? Beh, certo. E tu sei la mia ragazza? E lei? Ovvio. Quindi vedi di fare il bravo e lui ma come potrei? Tra noi c'è qualcosa di molto forte, di molto profondo. Martina. Io sono una rag brava ragazza, una ragazza pulita, quindi mi raccomando, guardate l'occhiataccia. Mi aspetto un comportamento pulito e da bravo ragazzo anche da parte tua. Allora guarda, tesoro, sei cascata un'anticchia male, però chissà. Magari no. La redenzione in futuro, chi può dirlo? E lui, ora smettiamola di parlare, via. Eccola lì. Ok. Ti senti stanca, tesoro? E lei, vogliamo accomodarci qui? Ma non so, forse dovrei... È... Oh, bene, è svenuta, perfetto. Ragazzi. Evidentemente il bacio è stato, come dire... Bello gaiardo. Allora, fai una presentazione amichevole. Momentaneamente, ma solo momentaneamente, ragazzi, vediamo se riesco a fare questa cosa. Io terminerei il raduno. Vediamo se questo... Io spero non la svegli, eh, infatti, appunto... Ma no, ma come ti andrebbe un appuntamento? No, terminiamo un attimino il raduno, ragazzi. Immaginiamo che lei... Oddio, la vampira la segue. Immaginiamo che lei stia andando solo un attimo fuori, ecco, così. E... Azioni. Aggiunge al gruppo. Perché lui ha bisogno effettivamente di nutrirsi. A questo punto non gliene frega più una cippa lippa, detto proprio tra noi. Verrà qui. Magari immaginiamo che lui fosse già in bagno, cioè nel senso lui si sta recando in bagno. Magari pure questo signore entra per andare in bagno. E magari dice: Ah oh, scusi, c'era già lei? Tipo, sapete, no? Ma no, si figuri, dice appunto, Demon. Il bagno è libero, potrei, ma certo, assolutamente. Costringi, no, una piccola bevuta, e che se ne fa? E che se ne fa? Ormai qui eh, siamo quasi in zona rossa, ragazzi, ecco, pure qua. Quindi vampiro, bevi plasma, costringi a una bevuta profonda. Blocca la porta per... No, il club no. Ok, vai. Non appena lui inizierà a bere, io ragazzi, ovviamente, scioglierò il gruppo. Quindi azioni, sciogli il gruppo e inizierò il raduno. Perché immaginiamo che, appunto, lei sia andata un attimino magari fuori, no? E lui sia entrato, è andato in bagno con una scusa, comunque, no? Vado solo a lavarmi le mani, tesoro, prima di, sai, accomodarmi. Accanto a te sapete un po' ste balle, mentre in realtà. Eh, la fame chiama, ragazzi miei. Apri il profilo del sim. Cosa ci dici? Che Clip Tomane chat e ha malaria aperta. Wow, un fiore. È disoccupata. Quindi, magari. Ehm, insomma, ha problemi nel trovarlo. Un lavoro. Magari fa un lavoro, ragazzi, online, cose del genere. Profondamente legato. Profondamente legata. Ok. Uh. Oh, sento un lieve malore eh beh direi che è quasi del tutto normale caro mio fidati quindi a questo punto il nostro torna qui vai qui insieme immaginiamo per l'appunto immaginiamo che lei fosse già dentro ragazzi perché allora cosa vogliamo fare lui beh sono quasi le 8. Vogliamo ordinare una bevanda e magari, non lo so, hai fame, ordiniamo del cibo? E lei, perché no? Ok, facciamo magari questa volta uh, del succo d'orzo. Lui ha il succo d'orzo, certo. Vai tesoro. E direi ragazzi che con il secondo appuntamento di fila ne avremmo avuto anche un terzo. Devo dire che Martina è scatenatissima, ragazzi. Tra Martina e Demon noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio, i nostri sono molto molto affiatati, ma ripeto: uh, oh mamma, ma che è? L'aldilà può essere tetro, vieni a raccontare tutto al barista del posto e goditi. Vabbè, è la notte dei fantasmi, ok. Che coi vampiri ci vanno proprio a nozze ragazzi abbiamo capito perfettamente Dicevo eh, sarà veramente così cioè lui veramente ragazzi sarà interessato a lei Oppure ripeto fa parte tutto ciò del piano di Lilith per cui ha dovuto abbordarla avvicinarsi a lei Per qualche motivo magari a noi è ignoto cioè, o magari a noi ignoto a noi sicuramente ignoto Però insomma c'è un disegno sotto fatemi sapere voi che cosa ne pensate perché io sono sempre molto curiosa di... Insomma, leggere le vostre, le vostre idee. Insomma, cosa, cosa ne pensate? Ehm, cosa pensate accadrà soprattutto? Quindi, davvero, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io intanto direi che noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio quindi poi andate a ballare Dunque ragazzi se l'episodio vi è piaciuto ovviamente io vi invito come sempre a iscrivervi al canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi La programmazione del canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtubers Vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali ragazzi iscrivervi Attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video ma soprattutto commentare Mi raccomando ragazzi e eh, sosteneteli che dire, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, ovviamente un fantastico inizio settimana, sul Sul Simmers, e non...